sì, gioco che dai, ritorno, ciao Pinochet, un favore, smettetela di fare la morale sulla crisi e versare finte lacrime perché non ha un lavoro. Mettete voi, mentre voi non lavorate neanche un minuto al giorno, avete i soldi a palate. Questa è bella. Porchetta, sei peggio di un maiale, bro. Sei proprio un porco, come dicono a Napoli. No, almeno... Coglione, guarda che qua noi non guadagniamo un euro. Anzi, ci smeniamo i soldi per la benzina per venire qua. Per cercare di far entrare quella tua testa di cazzo. Perché c'hai la testa di cazzo, secondo me. Ce l'hai fatto proprio a cazzo quella testa, secondo me. Per farti capire la verità, hai capito, delle cose. Mamma mia, ma poi tra l'altro dire a noi due che non lavoriamo e non facciamo niente, cioè, ma poi puoi dire che siamo delle teste di legno, puoi dire quello che vuoi, puoi discutere le nostre opinioni, ma che non facciamo niente, non lavoriamo, perché magari lui a casa, questa è a casa che ancora si prende dalla mamma, ancora vive con mamma e papà, sto coglione. Una cosa però che veramente sui social in maniera particolare, che la gente spara sentenze senza conoscere minimamente le persone. Cioè a volte vedi dei discorsi che proprio non stanno né in cielo né in terra. Ma voi vedi, noi questi messaggi non li vorremmo leggere per non farvi fare figure di merda, però ve ne andate a cercare. Quante ore al giorno lavorano Pinochet prima di parlare?